Un silenzio surreale, quello nel cimitero di San Giuliano, rotto nell'esatto scoccare dell'ora del terremoto di 11 anni fa. 30 pesanti rintocchi, uno per uno, nel ricordo dei 27 bambini morti sotto il crollo della scuola, insieme alla maestra di Colletorto e ad altre due donne decedute nelle loro abitazioni. In prima linea la vicinanza delle istituzioni, dal presidente del Molise Paolo Di Laura Frattura, il sindaco Luigi Barbieri e il presidente del comitato vittime Antonio Morelli, che nel crollo ha perso la figlia. Le istituzioni sono sempre vicine a questa terra, San Giuliano di Puglia. Sì, questo non è assolutamente in discussione, lo sono e lo saranno sempre, dando un segnale di silenzio per quanto riguarda il ricordo e di unità per quello che ancora c'è da fare. Il ricordo non sfiorisce, anzi semmai si rafforza sempre di più. Sì, deve rafforzarsi, perché non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto, non dobbiamo dimenticare che manca una generazione qui a San Giuliano, coloro i quali avrebbero oggi 18, 19, 20 anni. Non dimenticare, ma per chi non c'è più, e quindi è il modo migliore per ricordarli, ma non dimenticare perché tragedie simili non accadano più. Vogliamo tenere sempre alta l'attenzione sulla prevenzione e sulla sicurezza nelle scuole, perché solo prevenendo si possono evitare certe tragedie, si può evitare un'altra San Giuliano in un altro posto d'Italia.